Due cose di cui discutere in questo mio video americano, figuriamoci se mi lasciavo scappare l'occasione di fare una clip in America. La prima è l'infortunio di Davide Giuliano, molto fastidioso. Purtroppo non ho sentito il pilota, ma sembra sia una cosa seria che lo terrà fuori dalle corse. La gioia di avere Bayliss non solo ha offuscato il fatto che Davide si sia fatto male e dispiace, ma ha scatenato anche una serie di atteggiamenti discutibili nei confronti di un pilota che sicuramente ha avuto occasioni, ma e che ancora non ha raccolto molto quello che la gente si aspettava, ma che sicuramente non merita questo tipo di atteggiamenti. Giuliano è uno che ci mette il cuore e che spesso va oltre e paga ogni errore personalmente e caramente. Se ci piace questo di Davide, non possiamo ogni volta cambiare idea e penalizzarlo proprio per questa caratteristica. È un pilota che fa appassionare, che rischia del proprio e che paga il conto ogni volta prima di alzarsi dal tavolo. Bentornato Bayliss. Ma non capisco l'accanimento verso Davide, non vedo risultati troppo diversi da altri ducatisti attualmente. Per quanto riguarda il sostituto, capisco che la scelta di cuore e di esperienza abbia la meglio se andrà così, capisco la scelta di Bandiera essendo anche in Australia, ma non comprendo il mancato coinvolgimento di Scassa, il cui ruolo mi è sempre meno chiaro. È il collaudatore o no? Ha esperienze Superbike o no? È lì o no? È race fit o no? Vabbè, magari ci sono delle cose che mi mancano, ma spero di scoprirle presto. Per quanto riguarda l'altra news, sicuramente meno importante, ovvero le frignate di Beltramo, che è a piedi, voglio dire due cosette. Ho espresso non tanto la mia soddisfazione quanto il mio non dispiacere. Non ho mai voluto il male di nessuno e mai lo voglio e lo vorrò, ma sono per la giustizia e la meritocrazia. Arrivare a metà febbraio e frignare che nessuno ti vuole indica che qualcosa non va, che hai fatto male i conti. Ma Mr. Helmet, cattivo, Beltramo ha perso il lavoro, non si esulta per uno che ha perso il lavoro. Giusto, ma non posso neanche essere troppo dispiaciuto se qualcuno che aveva detto di schifare la Superbike poi non ci lavora. Per qualcuno che ha più volte parteggiato apertamente per alcuni piloti e dato addosso ad altri, mi viene in mente Melandri, Biagi soprattutto, poi Crutchlow, e per il lavoro che fa non va bene. Per una persona che dopo 35 anni di pit lane non ha ancora imparato, non dico l'inglese, ma a costruire quelle due o tre frasi di circostanza che servono per fare un minimo decentemente il proprio lavoro. Per una persona che nell'ultima stagione si è infortunata, mancata, ha fatto sì o no qualche gara e che spesso si è presentata in pit lane in condizioni, mi si consenta, è una mia opinione, abbastanza discutibili. Nell'aspetto, nella lucidità, almeno questa è la mia personalissima opinione. Per quanto riguarda il sorprendersi che Mediaset non abbia confermato, persino io che non lavoro in questa azienda so che non è una sorpresa. Parecchi lo avevano anticipato, forse molti non sanno che da anni era stato offerto un contratto continuativo, però questo è quello che si dice, era sempre stato rifiutato. Ovviamente non si può avere tutto, non si può fare il freelance e lavorare a chiamata con tutti i vantaggi e poi meravigliarsi se non si hanno i vantaggi del posto fisso. Critico tanto Mediaset, ma stavolta mi sento di difenderla. Non si tratta né di delinquenti né di senza cuore. Voi la terreste in un periodo di crisi una figura che non conosce l'ambiente, ne parla male, non ha voglia, non piace probabilmente l'ambiente, che l'anno scorso ha cercato in tutti i modi di ricollocarsi in MotoGP anche come ufficio stampa e che ha usato la Superbike come ripiego a malavoglia. E che ha chiesto di non avere una relazione continuativa, avendo invece altre figure sicuramente più preparate e comunque più volenterose. Se doveste pagarla voi, la paghereste una persona così? Per quanto riguarda Sky e la MotoGP, al di là delle critiche che ho fatto anche a questa emittente, anche qui mi sento di difenderli. Non so se avete visto gli inviati di Sky nella forma, nel modo di presentarsi, a parte la sostanza e l'atteggiamento, che anche in questo caso a mio avviso manca. Gente in quelle condizioni io non ne ho vista. È tutta italiana la visione in base alla quale se fai qualcosa per 10, 20, 30 anni hai diritto di farla sempre anche se la fai a cazzo. A mio avviso è già un miracolo essere durati così tanto. Se io non scrivo niente sul mio sito non è che qualcuno lo clicca per simpatia. Se non pulisco non è che lo sporco non si accumula perché pulivo bene tanti anni fa. Non ho forse pagato e non pago forse io con una mancanza di collaborazioni o con la gente che si caga in mano nell'avere a che fare con me. Per quello che gli dicono, per i disincentivi che hanno da parte di chi sappiamo, per via delle posizioni che ho assunto, per quelle che ho fatto e faccio, ho detto e dico, non pago io questo. Ma poi io adesso sono negli Stati Uniti e basta vedere come funziona qui, la gente fa il suo lavoro e lo fa bene, possibilmente, altrimenti va a casa, cerca di andare oltre i suoi doveri, di soddisfare il cliente, di metterci entusiasmo, magari non gli va, ma sa che se non fa quello che deve va a casa. In Italia invece abbiamo questa visione pietistica del posto fisso, anche quando non è fisso. Delle consulenze vita natural durante, basate su competenze che magari una volta c'erano, magari forse, e che
ora non ci sono più o non sono più sufficienti o non sono conformi a quanto richiesto. Sarebbe come far provare i costumi a Miss Italia del 55 a vita. Quanti anni avrà adesso? La teniamo lo stesso come velina? Non è cattiveria, ma se uno a uno fa schifo il suo lavoro, lo fa male, se ne vanta anche, è giusto che capiti quello che richiede il mercato, non necessariamente il male. No, è giusto che il mercato possa chiedere di più, che poi alla fine non succederà niente, dato che anche da noi il peggio si ricicla sempre, soprattutto quello, e che una rubrica, una marchetta, una situazione da qualche parte la troverà, basta vedere chi lavora e chi no. Lo so, sono cattivo a casa e sono cattivo dall'estero, ma a me non regala niente nessuno, perché devo fare il tifo io affinché i regali li riceva qualcun altro a discapito di quelli che, come me, vogliono un servizio migliore e quelli che cerco di difendere? Uno, prima di lamentarsi, sorprendersi, deve chiedersi: sarei disposto a pagare io personalmente questa persona per avere questo tipo di servizio?